Ragazzi, allora, ora esce un compagno di scena anche dalle notizie ufficiali che escono dalla mattina alla sera, quindi non faccio 2 milioni alla settimana perché ne sono un po' troppi per me. E quindi io mi riporto che in ogni video che faccio sono un video su tutti i giorni, quindi in una settimana, quindi 2 e 3 giorni, 2 video settimane. Quindi mi raccomando, perché ci sono di queste notizie che escono, quindi mi raccomando e affrettatevi, perché da oggi inizia il nuovo calendario della stagione di Serie A, che andrò a fare una classifica nel prossimo campionato nel 2023-2024, ok? Quindi è un altro passo avanti, perché ora rivoluzioniamo anche la Juventus, dove veramente sta, ok? È vero che stiamo al settimo posto in Conference League, però momentaneamente siamo terzi sul campo per la prossima Champions, quindi è normale che Ceferin ci esconde per un turno di squalifica dalle prossime competizioni e non di certo per la Conference League, ok? Quindi io mando a giocare Under 23. Ok, quindi questo è il mio parere. E incominciamo così a rivoluzionare tutto, partendo da Vlahovic e Chiesa, perché non sono cedibili. E quindi giunto lì trova anche la pace di Allegri e tra i due giocatori degli attaccanti, sia italiano che serbo, ok? Quindi Allegri ritrova la pace su Dusan e Chiesa. Quindi ripartiamo da questi. Poi dobbiamo scendere a Szczesny e poi a acquisteremo anche un altro portiere che ne rende di Szczesny e Karnesecki, ovviamente. Poi c'è Gori da Crotone, che è un ottimo acquisto che abbiamo fatto. Poi ci sono i vari Perin, Pinzolio, Garofani, Kaya, più Donnarumma, che ritorna alla Juventus. Quindi questi 7 ne sono per la rosa a disposizione. Poi in difesa ci aspettiamo un Bremer anche, poi a un Bonucci anche, poi da Federico Gatti, e da ricominciare su Danilo, Rugani, più Riccio, che farà parte per lui nella rosa, e quindi io ci metterei anche a Frabotta, a Pellegrini,
E quindi la nazione scende a titolo definitivo alla Juventus. Quindi questi 10 ne sono per una difesa bianconera. Va bene? Quindi decido Yannick Sandro fuori. Poi in centrocampo dobbiamo comprare. Abbiamo A. Fagioni, Pogba, Miretti. Poi abbiamo Kostic, Rabiot, che dobbiamo comprare pure, Zaniolo, poi Berardi, per il dopo Di Maria. E questi 7 ce ne vogliono più Milinkovic-Savic. Quindi su 8 giocatori, undicesimi della rosa. Poi abbiamo come alternativa di Moise Kean, Milik, Caio George, che è appena rientrato alla Condinasa insieme con Pogba. E questi 22 ne sono nella parte della tourney in America, che però sono 23 giocatori nella rosa, più 32 sono in panchina e 36 i giocatori a disposizione di Allegri. Quindi questo è tutto. Poi scegliamo uno come Andini, Adigne, ovviamente. Poi a Griezmann, a Zielinski, che dobbiamo comprare da Napoli. E inoltre dobbiamo prendere pure a Parisi. E questa è una prima notizia di mercato, ok? Poi la seconda notizia che farà anche sorprendere ai tifosi, perché c'è una sorpresa, quindi si parla anche di un altro giocatore. Ed è Pareco del Milan, quello che ci ha battuti in Champions League, ok? Quindi quello dobbiamo comprare anche. Quindi questi sono i possibili acquisti della Juventus dal 2023-2024. Ok? Quindi questo è tutto. Però chiuso con questa telenovela. E passiamo così a calcio mercato, va bene? E quindi riavvolgendo il nastro, che apriamo una parentesi, che tutti i nodi vengono a pettine, perché la terza notizia è questa, è che è ufficiale, quindi giunto lì è atterrato alla Continasa da ieri mattina, e comunque ha fatto sapere che Giuntoli aveva chiesto ad Allegri che vuole prendere un altro, come a un secondo Dybala. Quindi speriamo che sia così. E quindi il prossimo acquisto è quello di un altro giocatore, Manu Morata, che ha già rinnovato. Si parla di Kalulu da Milan e basta. Quindi queste sono le tre notizie ufficiali. Quindi
mi raccomando, e inoltre mandiamo via anche a Arthur, McKinney e Zaccaria. Quindi questi ne sono, ok? Mentre l'Inter ha preso Alfratesi, perché è un nuovo giocatore dell'Inter, ovviamente, e quindi lo ribadisco pure oggi, perché è così. Poi la Roma ha Wijnaldum con El Shaarawy che rinnova. Poi Dybala farà la numero 10, quando Totti aveva detto che io sono stato il miglior giocatore della storia di questa Roma qua, perché tutti la indossano la maglia e tutti li devono numerare, e quindi i numeri vanno da 10 a 11 ai 17 e ai 88, perché negli stadi ci sono i razzismi, il razzismo, quindi il razzismo va eliminato da un'indiscriminazione. Quindi io non posso giudicare ai neri, però se loro sono neri io non li posso insultare e basta. Uno come Lukaku, che sia Kostic o Vlahovic, e non di certo per colpa di Matuidi, Anakas Costa, Alex Sandro, a Moise Kean. Perché Cagliari aveva fatto contro la Juve nel 2017-18, quando glielo volete ammettere questa cosa. Quando ora porremo i cari cagliaritani, dovete penalizzarmi, ok? Spero che Gravina indaga i Cagliari. Pure Inter dovrebbe indagare. Poi Napoli, sul caso di Osimhen, quando avevano scoperto la carta del nigeriano, ok? E nessuno ne parlava. Perché? Perché il napoletano è scemo. Per questo che quella hanno smantellato tutto. Post Spalletti alla Juve. Io come allenatore non lo voglio, ma come uomo sì, invece. Perché? Perché ci sono quei quelli là che tifano contro la Juve e tifano per Allegri e contro Allegri. Allora non siete normali. Voi non mi smentite dalle critiche, non mi smentite dalla malia, perché se siete veramente eroi, allora noi prima di tutto, in primis, ok? Quindi questo è il mio parere, però aggiorniamo la classifica di Serie A, ok? Quindi all'ultimo posto io confermerei il Verona. Poi, nel penultimo posto ci metto il Genoa e il Cagliari. Ok? Poi si dovranno salvare la Salernitana, il Sassuolo, ovviamente. Poi Massa, e Lecce, mi sembra. Poi c'è Empoli, poi c'è anche il Torino
e la Juventus hanno un opposto. Ok? Poi c'è il Torino. Poi ci sarà pure la Roma al settimo posto. Poi la Fiorentina al sesto posto. Poi tra quinto la Fiorentina al quinto, al sesto posto, poi al quinto posto ci metto il Milan e poi ci metto nelle prime quattro posizioni l'Inter, in terza posizione poi c'è anche il Napoli nella seconda posizione è la prima posizione della classifica è il Bologna. Quindi questo è tutto. Mi raccomando, è sempre fino alla fine. E ricordatevi di iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto e attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Quindi lo so, questo da dire. Like e commenti per la questione del calciomercato Juve. Ok? Quindi io mi lascio e buon mercoledì a tutti. E buon 5. E buon mercoledì 5. Mi raccomando, e forza Juve.